L'ITERO PDC760 l'avevamo già vista in un video precedente. Riassumendo, sono una radio DMR e una POC radio messe insieme. Infatti funziona come un normalissimo DMR, ma ha anche una scheda SIM che gli permette di andare in DMR attraverso internet con il ROIP, quindi bypassando la parte di radiofrequenza. In altri termini, se ha accesso alla rete telefonica può entrare direttamente attraverso il ROIP, se non c'è accesso alla linea telefonica può accedere al sistema DMR passando attraverso i ponti del DMR classici radiofrequenza. In più, come già detto, ha un touchscreen con un sistema Android e quindi di fatto è un telefonino. Questo gli permette ovviamente di fare telefonate, videochiamate, inviare messaggi di testo, inviare foto, inviare file, inviare video e tutto quello che può fare un telefonino. Ma ovviamente con delle applicazioni dedicate, come ad esempio quella di Itera, può funzionare anche da POC radio. Quindi usare il Push to Talk con delle applicazioni che funzionano tramite internet, che ci permettono a loro volta di inviare anche messaggi di testo, immagini e quant'altro. In più è possibile fare un numero infinito di canali e un sacco di altre caratteristiche che con una frequenza che viene assegnata solitamente non si può fare. L'applicazione di Itera è stata poi studiata anche per poter interfacciare la parte radio con la parte POC radio e quindi mettere in comunicazione le radio con i telefonini e le POC radio. Ovviamente questa cosa offre un sacco di vantaggi. Pensiamo ad esempio alla possibilità di un medico di ambulanza di far avere a un suo collega che sia uno specialista in una determinata materia immagini, video, foto, o addirittura far videochiamare direttamente il paziente e metterlo in comunicazione con questo specialista che può fargli domande e quant'altro per fare una diagnosi a distanza, tra virgolette. O comunque dare un consulto a questo medico, dare delle informazioni, preparare già la sala operatoria in base a quello che ha visto e quindi in base a quello che si aspetta di dover fare quando il paziente arriva. Sono una serie di vantaggi che prima non c'erano con le radio tradizionali. La stessa cosa vale per un pompiere che sul posto può ad esempio inviare un video, delle immagini o anche in questo caso fare una videochiamata e far vedere in centrale operativa o in un COM com'è la situazione reale lì dove si trova lui. Ovviamente il vantaggio di questa radio è che può usare il sistema della POC radio o di telefonia ove ci sia copertura telefonica, ma dove questa venisse a mancare può usare il DMR classico e funzionare come una normalissima radio agganciandosi ai ponti ripetitori. Ovviamente sia il DMR che la POC radio danno la possibilità di fare anche delle chiamate private oltre che delle chiamate di gruppo sui canali OTG. Non entro nel merito delle reti mesh perché lo farò in un altro video, però ovviamente la tecnologia di oggi ci permette di utilizzare anche questo tipo di reti. Tra me ho sempre pensato, vabbè, qui siamo arrivati al massimo, più di così cosa potrà mai esserci? E invece siamo già andati oltre. ICOM ha presentato le POC radio satellitari. Questa di fatto è una radio satellitare push to talk che funziona come sistema Iridium. Questa radio offre copertura anche ai poli. Questa è stata pensata anche per grandi squadre di soccorso che hanno magari unità sparse su tutto il mondo e una centrale operativa che è in un luogo ben preciso del pianeta, però le può coordinare tutte da lì attraverso questo sistema. Possono comunque essere interconnesse anche col sistema terrestre. Un altro vantaggio di queste radio è che pensate ad esempio a una calamità naturale che ha spazzato via buona parte di un territorio. Normalmente bisognerebbe inviare là delle squadre, mandare con loro anche delle radio, dei ponti ripetitori, allestire sul posto una centrale operativa e cercare in qualche modo di ripristinare tutto il sistema delle radio. Con queste radio invece non c'è da fare nulla, basta mandare dalla squadra con la sua radio, questa usa i satelliti e per cui non ha bisogno di ricreare infrastrutture o quant'altro. E in più è possibile coordinare dal paese di partenza di queste squadre, inviando sul posto un minor numero di persone. Questo va sia a ridurre i rischi per le persone stesse, sia ad abbassare i costi di tutta l'operazione. Purtroppo non ho foto da farvi vedere perché non ho queste radio, non voglio nemmeno sapere quanto possono costare. Avrei potuto scaricare le foto da internet, ma avevo paura di violare qualche copyright. Ringrazio invece Nicolò, Italia Uniform 1, Giulia Romeo Hotel, che mi ha prestato la sua PDC 760 per avere appunto le foto da farvi vedere. Mi piace ribadire ancora che non sono sponsorizzato. Se parlo di una radio di una determinata marca piuttosto che di un'altra, è perché o ho trovato informazioni su quella o a disposizione avevo quella.